Epicentro di Gil, Marrakech. Si temono 300 morti, la notizia è uscita ieri con una magnitudo 7, veramente 6.8 della scala Richter, e quindi si sapeva già che poteva fare disastri, e così è accaduto prontamente. Solidarietà al popolo marocchino, sappiamo che molti marocchini vivono da noi in Italia, che sono pienamente integrati, che sono un popolo fiero, nonostante gli episodi algerini lì, quelle cose lì con le moto d'acqua, però comunque sia, insomma, sono persone che ne meritano rispetto, solidarietà e vicinanza. Vediamo l'entità dei danni, poi sicuramente si muoverà tutta la comunità internazionale, Croce Rossa, vi dicendo se le cose dovessero peggiorare o se ci fossero altre scosse. Non sapevo personalmente che il Marocco fosse scala sismica e fosse un posto sismico, però ormai siamo tutti a rischio, sia la zona balcanica si è mossa, la scossa si è avvertita anche in Italia. Quindi immagino che ci siano danni ingenti, sia la zona turca, quella zona lì, la zona sismica, ha fatto danni ingenti. Poi magari, sai, le abitazioni non hanno quelle convenzioni sismiche come da noi, quindi piena solidarietà, piena vicinanza al popolo, piena vicinanza alla popolazione, e sicuramente, voglio dire, anche il governo, le istituzioni si muoveranno in sintonia e in concerto per aiutare la popolazione che ha patito i danni più gravi. E insomma, quando succedono queste tragedie bisogna sempre avere un occhio di riguardo, e la solidarietà è d'obbligo.